Ciao ragazze! In questo video voglio mostrarvi tutti gli ultimi acquisti che ho fatto delle nuove collezioni. Sono stata sia da Stradivarius che da Tally e anche una volta da Bershka, anche se in realtà da Bershka sto trovando meno, diciamo, capi di abbigliamento rispetto al mio solito, perché sapete che di solito amo tantissimo Stradivarius e poi Bershka. Però invece quest'anno ho rivalutato anche Tally, anche se già da Tally acquistavo già qualcosa negli anni scorsi, però quest'anno la collezione mi piace di più rispetto a quella di Bershka, anche se ho acquistato qualcosa anche lì, però in maniera minore rispetto agli altri anni. Volevo mostrarvele anche perché così incomincerò a utilizzarle. Come sempre vedete l'elenco dei prodotti con i loro prezzi giù nell'info box. Man mano che vi mostro il capo e vi dico cosa ne penso, quanto costano, li vedete anche indossati. E niente, iniziamo. Il primo capo di cui voglio parlare è il jeans di Stradivarius, quello con le perle. Sapete che io lo stavo aspettando, che ero già stata da Stradivarius, però non c'era, perché l'avevo visto online, e lo volevo assolutamente. Ce ne sono di due tipi, uno con le perle un po' più grandi, però solo nella parte superiore del jeans, e uno con le perle un po' più piccole, però diciamo davanti, sia dalle cosce fino alla caviglia. Io ho preso quello ed era quello che stavo aspettando. Costa 30 euro. Sapete che vanno di moda tantissimo quest'anno le perle, vi ho mostrato già qualcosina che ho acquistato, vi ho mostrato anche le nuove calze di Calzedonia, se volete vi lascio nelle schede il link. E stavo aspettando questo jeans, in realtà era già da 2 settimane che lo stavo aspettando, non era disponibile nessuna taglia, era finito subito. Poi quando mi sono recata di nuovo Stradivarius li ho visti, li ho misurati subito e li ho presi. I jeans sono questi, sono dei jeans abbastanza aderenti, dei jeans che hanno un lavaggio diciamo medio, che hanno tutte queste perline davanti, sono abbastanza stretti, e vedete che arrivano proprio fino alla caviglia. Essendo comunque una taglia non troppo grande, perché ho preso una 34, non ho avuto neanche bisogno, cioè non avrò bisogno neanche di accorciarle perché mi arrivano proprio alla caviglia, sono leggermente più lunghi, ma non importa. Hanno tutti i ricami, le cuciture così in marroncino, come un classico jeans. Diciamo che alla fine l'unica particolarità appunto sono queste perline, che lo rendono, non lo so, secondo me anche un po' più elegante rispetto al classico jeans, anche se io i jeans li utilizzo con qualsiasi capo, diciamo al di sopra. Non lo so, mi piacevano tantissimo, li avevo già visti online, poi ho visto la taglia molto molto grande, la seconda volta che li avevano portati e stavo aspettando che arrivasse la mia taglia. Da Stradivarius ho preso una maglia. Questa è una maglia che è anche abbastanza sexy, che di sotto necessita almeno o di una canottiera o di un reggiseno a fascia. Io ve la mostro indossata, e indossata la vedete con al di sotto una canottiera nera. Però comunque non può essere indossata secondo me senza niente al di sotto perché è tutta bucherellata. Ci sono di varie colorazioni, ho preso questa colorazione perché è il mio colore preferito. Sapete, in autunno io utilizzo tantissimo questo rosso così amaranto, borgogna, e quindi l'ho voluta prendere così. C'era, se non sbaglio, anche bianca e nera, però questa non lo so, mi piaceva di più e secondo me anche è molto più sexy. Anche quella nera secondo me è sexy, però quella bianca non lo so, non mi piacciono questi tipi di magliette fatte così. Comunque è fatta così, è tutta bucherellata. Oltre a questa particolarità, la particolarità è la fine della manica perché è tutta così in pizzo e finisce così a ondine. Poi tanto la vedete anche indossata. Comunque è molto molto carina. Appunto al di sotto ha bisogno di un qualcosa e finisce così a ondine e col pizzo anche nella parte, diciamo, alla fine della maglietta sta leggermente più lunga della vita e dietro praticamente viene, si chiude con questo bottoncino così che è sempre dello stesso colore. Non lo so, era molto carina, in realtà non necessitavo di magliette, però questa mi è piaciuta subito. Avete anche il ricambio del bottoncino. Di questa c'è l'S, l'MLL, costa 15,95 euro.
un'altra maglia che ho preso da Stradivarius è questa qui verde con tutte le perle che avete nel lato sinistro. Sapete che io l'ho già acquistata in un'altra colorazione, cioè quella bianca. C'è anche nera in realtà, però alla fine ho preso quella bianca perché era un po' più, la vedevo elegantina, e anche perché quando sono andata c'era quella maglia, c'era solo bianca. Poi ho visto che l'hanno portata anche di questo verdone così, che è molto autunnale, molto di autunno, di ottobre, novembre, quando ancora non c'è tantissimo freddo. Tanto qui in Sardegna di solito il freddo arriva dalla seconda metà di novembre, anche se già adesso le temperature si sono un po' abbassate, però ci sono dei giorni un po' più caldi e dei giorni un po' più freddi, e questa maglia così si possono diciamo indossare senza problemi. Comunque, la particolarità di queste perle tutte fatte così, come vi dicevo, vi ho mostrato già la uguale, una bianca è abbastanza larga, diciamo. Di solito io non acquisto le maglie molto larghe, però queste mi piacevano tantissimo e me le vedo addosso pur essendo larghe. La particolarità di essere praticamente qui davanti è quasi ruvida come fatto, invece le maniche e dietro sono lisce. Le maniche arrivano a tre quarti con questo fiocco così, che potete legare oppure lasciare, diciamo, svolazzante in questa maniera così. Io comunque lo leggo e vedete anche come lo indosso: da una parte legato esattamente come qua, una parte no, così vedete la differenza. E dietro è così liscia comunque. È, come vi dicevo, abbastanza larga e leggermente più lunga della vita, più lunga di quella che vi ho mostrato prima. E le perle sono tutte particolari perché hanno varie dimensioni e vari colori. Alcune sono grigie, cioè argento, e alcune sono così bianche. Non lo so, era molto carina anche perché non è troppo piena di perle. Io ho visto dei maglioncini di Zara che avevo voluto acquistare, però le perle erano, le vedevo un po' troppo grandi e un po' troppo presenti, diciamo, nel capo. Invece queste mi piacciono, nel senso che nel pantalone che vi ho mostrato prima davanti ce n'erano tantissime, però erano più piccole, e poi in un jeans lo vedo di più. Non lo so, davanti mi sembrava un po' troppo quelle di Zara, però anche se avrei voluto acquistare qualcuno di quei maglioncini, che sapete che adesso vanno tantissimo di moda, che Zara ne ha tantissimi. Comunque mi piaceva tantissimo. Non ho preso quella nera perché ho tantissime maglie nere, poi questa mi sembrava una colorazione un po' più particolare. E comunque qua c'è la SLMLL e costa 15,95 euro. Da Jennifer, che per me è una novità, nel senso che c'era già a Cagliari, però adesso dove c'era a Cagliari, adesso c'è un altro negozio che si chiama Oxxo, e l'hanno spostato un po', forse un po' più, ancora più al centro, Jennifer. Prima ci andavo tantissimo, però non lo so, per come erano magari disposti i capi, non mi convinceva tantissimo. Diciamo che in realtà in tutti gli anni che c'erano qui a Cagliari avevo acquistato, se non sbaglio, solo un cappottino, che oltretutto non metto neanche più. Invece quest'anno, non lo so, per la disposizione in cui sono messa, oppure magari diciamo, la nuova collezione che mi è piaciuta, ho acquistato varie cose, ve ne ho già mostrato, e qui ve ne mostro due. Comunque ho acquistato questa felpa, che è una felpina così, rosso amaranto, una felpina easy da tutti i giorni, con gli elastici in vita, che ha una stampa così davanti, di quelle che stanno leggermente più lunga della vita. Una felpina, diciamo, da tutti i giorni, molto easy. All'interno comunque è così felpatina, quindi va benissimo per il periodo ottobre, massimo novembre, non di più, perché non è di quelle proprio grosse grosse, anche se comunque è abbastanza calda. Di questo ho preso la S, e praticamente costava 9,99 euro. Di queste felpe così ce ne sono tantissime da Jennifer, quindi se volete faccio un salto ve lo consiglio, perché ci sono tantissime colorazioni con tantissime stampe. Io ho preso questa perché sapete la mia fissa per il rosso. Sempre
il rosso, è sempre da Jennifer, ho preso un maglioncino. In realtà questo è un più rosso aranciato rispetto all'altro, l'altro era più amaranto, questo è quasi arancione. E mi piaceva tantissimo il fatto che fosse così bucherellato davanti, anche questo sta leggermente più lungo della vita, però questo è un po' più lungo rispetto alla felpa che vi ho mostrato prima. Qui avete tutte queste balze, non lo so, che rende un po', non lo so, fa un disegno molto particolare nella spalla e poi termina con un classico elastico, lo stesso alla fine diciamo, della vita, era molto carino. Comunque c'è sia rosso che grigio, che nero e anche verde se non sbaglio, c'è di tantissime colorazioni, però l'ho preso il rosso perché quando l'ho visto il rosso non ho saputo resistere. Ve lo consiglio anche perché adesso c'è il 40% di sconto, io ho preso comunque un XS e costa 25,99 euro e col 40 mi è venuto 15,59 euro, quindi diciamo che è un buonissimo prezzo, quindi vi consiglio di andare anche perché ci sono tantissimi capi da Jennifer attualmente che sono scontati al 40%. Invece ho preso un maglioncino sempre rosso per un rosso un po' più scuro, non amaranto però non aranciato come quello che vi ho mostrato prima, è sempre un maglioncino che sta leggermente alla vita, proprio non più lungo, ed è questo fatto così, un maglioncino abbastanza classico, se non vedete queste, diciamo, queste parti qui che sono un po' particolari, però alla fine è in generale un maglioncino di quelli che utilizzo tantissimo io da tutti i giorni, è abbastanza caldo, questo io lo utilizzerei anche a dicembre qui in Sardegna. Considerate che questi maglioncini qui io li utilizzo quasi sempre, quelli che acquisto da Stradivarius, da Zara, li utilizzo tutto l'anno, quindi non ho bisogno di un maglioncino ancora più pesante, anche perché al di sotto metto sempre una canottiera, una maglietta, quindi sto benissimo. Comunque questo ho preso un XXS e costa 19,99 euro. Da taglio ho acquistato una maglietta a maniche corte, questa l'ho acquistata perché l'ho vista subito in vetrina e l'ho voluta subito misurare. È questa magliettina fatta così, praticamente davanti avete questo choker, chiamiamolo così, allo scollo un po' a V, questo è il cartellino, e davanti avete tutta questa stampa così di Walt Disney, grigia e nera, diciamo, da una parte, e dietro invece liscia, tutta nera, molto easy. Non lo so, mi piaceva tantissimo perché era un po' particolare, anche questa sta alla vita, le maniche sono maniche corte, diciamo, normali, non lo so, mi piaceva tantissimo. E poi avete la parte destra in grigio di un tessuto quasi liscio, invece qua sembra proprio plastificata la stampa, non lo so, era particolare. Mi piaceva proprio la differenza di Topolino, non lo so, sapete che sono fissata con Disney, quindi quando l'ho vista non ho saputo resistere. Questa comunque, di questo ho preso la XXS, costa 15,99 euro. Sempre da tagli ho acquistato due paia di calze. Sapete che ne ho acquistato tantissimo ultimamente di calze, soprattutto da Calzedonia e da Primark ad agosto quando sono stata in viaggio, quando sono stata a Firenze. Però queste non potevo non prenderle perché appunto hanno l'unicorno qui. Praticamente sono delle calzine che stanno alla caviglia con questa stampa così dell'unicorno. Ci sono sia nere che bianche, le ho prese entrambe. Sono fatte così, sono delle calzine a taglia unica e costano 3,99 euro l'una. Sono nere e appunto bianche. E l'unicorno è fatto così, quindi praticamente lo vedete
con la criniera tutta rosa e l'unicorno marroncino. E sempre da Stradivarius ho acquistato una gonna molto particolare. In realtà questa costa un po' più rispetto ai miei standard, però non ho saputo resistere. Praticamente è una gonna stile quasi indiano, non lo so. È una gonna quasi fatta in panno. Praticamente è a vita alta e arriva, diciamo, non come una minigonna, leggermente più lunga. Comunque è fatta così, è molto stretta. Nei lati vedete sia questi anellini così in acciaio, queste sembrano quasi delle borchiette, e poi tutte queste frange con queste borchiette così ai lati. Non lo so, era molto molto carina, poi mi piace perché comunque io avendo le forme abbastanza pronunciate, diciamo che mi stanno meglio le gonne fatte così che non quelle molto larghe, perché mi rendono la figura un po' troppo grossa, diciamo così, pur non essendo grassa comunque in generale. Però avendo molte forme, secondo me mi stanno meglio queste, che comunque mi seguono bene la figura. Dietro è molto easy, c'è la cerniera, molto, diciamo, molto normale. Però era molto molto carina e appunto sapeva così, abbastanza d'indiana. Io ho preso una 34, c'è la taglia della 32 alla 40 e costa 25,95 euro. Sempre da Stradivarius ho preso un altro cappo di cui avevo già parlato, una specie di cappa, quindi che sta sopra magari le magliette, si può utilizzare in questo periodo perché non fa tantissimo caldo, nel senso che è una maglietta fatta a cappa, non è di quelle pesanti, però era molto particolare e anche questo mi sembra, non lo so, stile indiano. Praticamente ve ne avevo già parlato, l'avevo già misurata, però ho deciso se prenderla o no. Questa volta che sono stata da Stradivarius l'ho presa. Comunque è fatta così bianca e ha tutto questo disegno così, non lo so, stilizzato nero al di sopra, proprio più che un disegno è proprio in rilievo, in vellutino. Le maniche sono fatte così, quindi sono molto molto particolari e sono molto larghe comunque. Lo vedete anche comunque indossato, si nota meglio. Sono molto larghe, non sono appunto abbastanza, non sono molto lunghe ed è molto molto larga, ed è questo il motivo per cui inizialmente non la volevo prendere, perché mi sembrava un po' troppo larga, però non ho saputo resistere, mi piaceva troppo. E dietro è così bianca, molto normale. Non lo so, è carina, magari utilizzata di notte, magari quando non ci sono delle serate molto, molto fredde, magari messa sopra una maglietta. Comunque, io ho preso una S, c'è cioè la SLM, e costa 15,95 euro. Sono stata da Tezenis, in realtà volevo farvi un video tutto su Tezenis, però poi alla fine la nuova collezione non è che mi entusiasmi tantissimo, e ci sono stata solo quando ho visto che c'erano i pigiami di Cathy Looney Tunes. Io in realtà ho acquistato solo un pigiama e solo una mutandina, e volevo prenderle entrambe le mutandine, però non ho trovato gli altri, ho trovato solo quelle nere di Daffy Duck, che adesso vi mostro. Comunque sono fatte così, hanno l'elastico qui diciamo in vita, e poi sono delle mutandine semplicissime con questo, con Daffy Duck e tutti, diciamo, le stelline. In realtà queste costano comunque, ho preso una S e costano 5,90 euro. In realtà avrei voluto prendere appunto anche l'altra. I reggiseni sono carini, però non li ho presi perché preferisco quelli col ferretto. Non lo so, non mi dicevano niente di chissà che cosa. E il pigiama, in realtà, io non ho preso quello per adulti, ma ho preso quello per bambini, sia perché non sono, diciamo, molto alta, sia perché comunque mi piaceva di più quello per bambini, mentre quello per adulti mi piaceva il fatto che fosse praticamente il pantalone rosso con tutti i pua neri, però poi alla fine ho voluto prendere questo, mi piaceva di più. Ero indecisa in realtà se prenderli entrambi, però alla fine ho preso solo questo. E il pigiamino è questo qui. Quindi praticamente è grigio con disegnato a titti, e ha le maniche tutte così rosa con titti. Io ho preso questo perché in realtà comunque mi stava anche la taglia, diciamo, per bambini. Dietro vedete anche il marchio così Looney Tunes.
e il pantalone è fatto praticamente come le maniche, quindi è abbastanza largo comunque, rosa, quindi rosa cipria con tutti i titti, e davanti c'è questo fioco che però non è regolabile, ed è abbastanza largo e non ha neanche l'elastico, diciamo, alla fine del pantalone, ma l'elastico in vita. In realtà avevo misurato sia la taglia più piccola che questa. Questa in realtà è per 12-13 anni, va dai 152 cm a 158. Considerate che io sono intorno a 1,55, quindi comunque mi stava benissimo questo. In realtà mi stava benissimo anche l'altro, però lo trovavo un po' più stretto, diciamo, nella parte soprastante del seno, perché comunque per bambini. E questo costava comunque 18,90 euro, mentre quello per adulti costa 25,90 euro. Ma non è questo il motivo per cui non l'ho preso, ma per il semplice fatto che, non lo so, non mi entusiasmava tantissimo. Sono stata da Zara con la decisione di prendere qualche maglia con le perle, però non so, adesso non mi piaceva tantissimo e quindi ho lasciato perdere. Ho preso un mio capo che in realtà è un accessorio ed è questo qui. Questo è una cuffietta che c'è anche nera con tutte queste perline così bianche. Come avete visto, mi piacciono quelle più piccoline, quelle grandi non mi piacciono, le trovo un po' troppo pacchiane, quindi ho preferito prendere questo. Mi piaceva tantissimo come cuffietta. Io d'inverno verso dicembre-gennaio l'utilizzo tantissimo, e praticamente questa costa 9,95 euro. C'è un'unica taglia che è la M, e appunto c'è anche il nero. Ho misurato anche quello nero, però alla fine mi piaceva più questo perché lo vedo un po' più delicato, un po' più elegante. Non lo so, piaceva il contrasto tra il grigio con queste perline così bianche. Ci sono le perline da una parte sia da una parte che dall'altra, però mi piaceva e l'ho voluto prendere. Poi appunto sono stata da Bershka, ho acquistato solo due capi e ho acquistato questo che è un orologio di un rosa cipria quasi violetto che mi piaceva tantissimo già quando l'ho visto a prezzo intero, perché questo in realtà è scontato, anche se ho visto che ultimamente io l'ho acquistato già una settimana fa, cioè sono restata da Bershka e ho visto che era di nuovo a prezzo intero, quindi non so se sia ancora scontato. A prezzo intero comunque costa 15,99 euro, quindi non è tantissimo. Io l'ho pagato con 30%, 11,19 euro, quindi è un buonissimo prezzo, è molto carino. Io lo utilizzo poco gli orologi, di solito li utilizzo più in periodo estivo, quindi adesso se magari utilizzo delle maglie a tre quarti li continuo a utilizzare, però di solito non li utilizzo tantissimo. E poi ho preso una gonna in stile scozzese, un po' più stretta nella vita, leggermente più larga di quelle che si utilizzano abbastanza alte, che stanno poco sopra il ginocchio. E di questa ho preso la XS, cioè la XS, la S, la M e la L, che costa 12,99 euro, quindi un buonissimo prezzo. Non ho acquistato tantissimo da Bershka, mi aspettavo molto di più avendo i miei standard soliti. Ho provato tantissimi capi, però alla fine ho preso solo questi due. E niente, fatemi sapere cosa avete acquistato ultimamente voi delle nuove collezioni, cosa pensate di questi prodotti, se li avete acquistati e li state già utilizzando. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace e a presto, ciao!